Dopo un mercoledì di pausa, ecco di nuovo l'impegno in FIBA Europe Cup per l'Eithelion Varese. Nell'ultima partita giocata, i biancorossi hanno trovato contro Oradea il primo successo nella seconda fase della competizione, in una partita in cui lo staff tecnico ha dosato e ben distribuito lo sforzo dei suoi, trovando il contributo di tutti. 181, risultato finale della partita, che ha rimesso Varese in carreggiata per la questione qualificazione. La stessa sera, Chemnitz ha superato senza il minimo problema Leiden. Sempre Chemnitz, settimana scorsa, ha superato Oradea di soli 3 punti, nell'anticipo della quinta giornata. In classifica, quindi, i tedeschi hanno ora la qualificazione in tasca, con 4 vittorie e 0 sconfitte. Le altre 3, Eithelion compresa, inseguono con una partita vinta soltanto, con i rumeni di Oradea che hanno però una giocata in più. Sarà la capolista Chemnitz a essere ospitata mercoledì a Masnago. I tedeschi, come detto, sono di fatto già qualificati ai quarti di finale e occupano la prima posizione anche nel campionato tedesco. Nel match di andata, una Eithelion diversa da quella attuale uscì sconfitta 109-85 dal campo di Chemnitz. In quell'occasione il lungo Kemi Yebo mise a referto 27 punti e 14 rimbalzi, marcando tutta la differenza di energia tra le squadre, soprattutto sotto le plance. A contribuire alla vittoria arrivarono anche i 20 punti dell'ala Jeffrey Garrett e i 13 punti e 8 assist del playmaker ex Brescia DeAndre Lonsdon. Per la prima partita delle tre di ritorno si scende in campo alle 20:30 all'Eithelion Arena, nel primo dei rimanenti match in cui Varese ha un ormai ridotto margine di errore se vuole sperare ancora nella qualificazione. Alle 18 Oradea e Leiden si sfidano sul campo dei rumeni.